A rischio il futuro dell'azienda consortile agrosolidale se i quattro comuni non decideranno di ripianare la loro situazione debitoria. Ammonta infatti a circa 3 milioni di euro l'esposizione debitoria complessiva dei comuni nei confronti delle casse dell'azienda che si occupa e gestisce i servizi sociali per conto degli enti comunali. Molti dei crediti vantati sono retrodatati addirittura al 2017. E così la situazione è la seguente. Pagani esposta per oltre 1 milione di euro, Sarno 1 milione di euro, San Marzano sul Sarno 371.000 e San Valentino Torio 448.000 euro. A fronte di tutto ciò, l'azienda non potrà più erogare molti dei servizi che gestisce per conto delle quattro cittadine dell'agro nocerino sarnese, tra questi i servizi domiciliari, il trasporto e tutti quei servizi che risultano imprescindibili per le famiglie in difficoltà. Abbiamo chiesto conferme al direttore di AgroSolidale. In tutti e quattro i comuni c'è un problema, diciamo, generale di rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse. In alcuni comuni, diciamo, queste criticità sono molto, molto più, diciamo, serie, nel senso che in alcuni comuni non registriamo trasferimenti dal 2018, insomma, e questo ovviamente comporta per noi un'esposizione rispetto alle ditte erogatrici. Un'esposizione che dobbiamo assolutamente tentare di evitare. Per il resto, insomma, stiamo continuando ad assicurare i servizi, buttiamo il cuore oltre l'ostacolo, sappiamo che se dobbiamo collocare un minore istituto di Pagani, di Sarno, di San Valentino, non è che possiamo guardare se abbiamo le risorse o non le abbiamo. Sono obblighi di legge, di tutela rispetto ai minori o rispetto alle persone vulnerabili che dobbiamo collocare. Dei quali dobbiamo farci carico a prescindere dalle ragioni del bilancio. E questo vorrei dirlo in modo chiaro: è ovvio che nel momento in cui abbiamo collocato un minore, un minuto dopo dobbiamo pagare quella struttura secondo le tariffe che sono previste dai tariffari regionali e poi dobbiamo andare a fare gli aggiustamenti di bilancio se necessario. Ed è quello che noi facciamo, chiedendo poi ai comuni di fare anche i loro assestamenti di bilancio. In alcuni casi ci troviamo di fronte a comuni come il comune di Pagani che ha vincoli strettissimi di bilancio, per cui avendo fatto il dissesto fa difficoltà ad uscire fuori da determinati parametri, però è altrettanto vero che quando il magistrato mi chiede di collocare un minore in una struttura perché bisogna tutelare quel minore, io non posso non collocarlo, farei un reato, commetterei un reato.